È iniziato a Vallo della Lucania il processo a carico del sindaco di Rofrano Nicola Cammarano, accusato di detenzione di materiale pedopornografico all'interno del suo PC. In questa prima udienza i giudici hanno acquisito le prove sulle quali è stato costruito il pesante capo di imputazione. A dicembre l'avvio del dibattimento. Saranno ascoltati due testimoni dell'accusa. In particolare dovrà comparire davanti ai giudici chi ha redatto il verbale che inchioda il primo cittadino. I fatti risalgono al febbraio dello scorso anno, quando la Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, a seguito di controlli sull'attività professionale del sindaco, rinvenì in uno dei computer dello studio di commercialista materiale pedopornografico, un PC che veniva usato anche dai due collaboratori dello studio, che però non sono stati mai tirati in ballo, nemmeno dall'imputato. Nicola Cammarano si è sempre dichiarato innocente ed è convinto che alla fine ne uscirà pulito. Il processo era iniziato a Salerno, ma il legale rappresentante del sindaco, l'avvocato Vincenzo Speranza, ha sollevato l'eccezione di incompatibilità territoriale in favore di quello di Vallo della Lucania ed ha chiesto il trasferimento del processo. La richiesta è stata accolta e oggi è stata celebrata presso il Tribunale Cilentano la prima udienza, a cui era presente anche l'imputato. Nonostante la pesante accusa, a Rofrano c'è chi è sempre rimasto al fianco del sindaco, altri invece attendono la sentenza del Tribunale per conoscere la verità.